La giovane argentina è stata intervistata nel programma Casa Signorini. Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato al Grande Fratello VIP 2. Anche se il reality Mediaset si è concluso da 3 giorni, si continua a parlare degli inquilini, che hanno contribuito al successo di questo programma. Senza ombra di dubbio, uno di questi è l'argentina Cecilia Rodriguez. Non è riuscita ad arrivare alla finale del 4 dicembre 2017, ma in cambio ha trovato l'amore all'interno della casa di Cinecittà. La sorella di Belen e l'ex ciclista Ignazio Moser sembrano molto affiatati e addirittura la modella l'ha fatto conoscere ai suoi familiari. Ma nelle ultime ore, la ragazza ha fatto delle dichiarazioni, che sicuramente provocheranno altre polemiche. Di cosa si tratta? Nel prosieguo dell'articolo scoprirete tutto. GF VIP 2 minuti, la Rodriguez racconta cosa è accaduto dietro la tenda del confessionale un paio di giorni fa. La Rodriguez è stata ospite del programma web Casa Signorini. Lì l'argentina è stata sommersa da tante domande, ma gli ospiti del salotto di Alfonso hanno anche chiesto a Cecilia cosa è successo realmente dietro la tenda rossa del confessionale. La ragazza, senza giri di parole, ha affermato di aver alzato il piede perché era felice di stare con Ignazio, e che il pubblico ha capito diversamente perché è malizioso. A quanto pare, non sarebbe accaduto nulla di compromettente, ma i due si sarebbero scambiati solo un bacio. La sorella di Jeremias ha difeso con tutte le sue forze la relazione sentimentale con Moser e ha ribadito di essere a posto con la sua coscienza. Secondo lei, non ha mancato di rispetto al suo ex fidanzato Francesco Monte e ha agito in quel modo perché si sentiva di farlo. La sorella di Belen fa delle accuse pesanti agli addetti ai lavori del reality Mediaset, ma nel corso dell'intervista a Casa Signorini, la giovane argentina ha fatto delle accuse molto pesanti nei confronti del programma. Quando gli ospiti hanno chiesto a Cecilia cosa è successo tra lei e Ignazio nel famoso armadio, la diretta interessata ha spiazzato tutti. La Rodriguez ha ribadito nuovamente che la gente ha frainteso tutto, e che i rumori, che si sentivano durante la registrazione sarebbero stati aggiunti successivamente. Ma da chi? Secondo la sorella di Belen, dagli stessi autori del Grande Fratello VIP 2. Delle parole abbastanza pesanti che alzeranno sicuramente un polverone mediatico. I diretti interessati replicheranno a questa accusa? Per scoprirlo, bisogna attendere le prossime ore. Grande Fratello VIP 2.